Bilancio positivo delle manifestazioni a difesa dei tribunali minori svoltesi prima a Roma e poi all'Aquila. Le soppressioni vengono ritenute ingiuste alla luce delle difficoltà che si creerebbero in quanto il Palazzo di Giustizia del capoluogo di regione non potrebbe farcela ad ospitare altri uffici giudiziari in quanto già in una situazione di difficoltà. Viene chiesto di riprendere in considerazione il decreto che prevede il differimento di 3 anni per ogni decisione sui tribunali abruzzesi. Oltre alle manifestazioni di protesta, c'è la raccolta firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare. Si tratta di uno strumento essenziale, utile a presentare al Parlamento un progetto di legge affinché possa essere discusso e votato. L'Abruzzo è unito in questa battaglia e lo dimostra l'accordo siglato nei giorni scorsi dai comuni di Avezzano, Vasto, Lanciano e Sulmona, presente per il capoluogo Peligno il vice sindaco Enea Di Anni, che sottolinea l'ottimo lavoro sinergico per fare pressing sulle commissioni giustizia di Camera e Senato. Quando si è più di uno, quando sono 4 comuni, come è stato Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, a avere un'unità di intenti, beh sì, i risultati sono diversi, forse perché finalmente l'interlocutore capisce che non basta il contentino ad un singolo, ma c'è necessità di una risposta concreta ad un territorio, e questo territorio è quello abruzzese, quindi al di là poi delle zonizzazioni che ci possono essere. Dobbiamo farlo sto lavoro.